Ciao a tutti, sono Sacco Maurizio, questa è Formula 1 22. Premi il tasto Options per iniziare, certamente andiamo forza. Allora, continuiamo con la carriera scuderia. Carriera, gara, Canada, round 9 di 22. Ciao Oscar Piastri, comportati bene, che oggi si fa fare la gara. Che dice Alex? Tutto a posto. Vai alla prossima sessione, 70 giri della gara. Ottimo, andiamo. Non perdiamo altro tempo. Stai godendo lo streaming? Non dimenticare di seguire e attivare le notifiche per sapere quando vado in diretta. È ora di scendere in pista a Montreal, la seconda città francofona al mondo, oltre che la dimora del Gran Premio del Canada dal 1978. Assisteremo a velocità massime di quasi 340 km/h qui al circuito Gilles Villeneuve, con quasi due terzi del giro a manetta. Le chicane ad alta velocità comportano un potenziale pericolo, soprattutto nel famigerato muro dei campioni, e tenete sott'occhio i sorpassi sia nel tornante che nella chicane finale. Ok. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. C'è Carlos Sainz in Grande pole position Carlos, oggi. mitico. Appena accanto, spazio per Lando Norris. E ora vediamo il resto della griglia. Fernando Alonso, Ocon, Yuki Tsunoda e Russell, Leclerc, Ricciardo, Bottas e Nicolas Latifi, Epifani, Albon, Kevin Magnussen e Stroll, Zhou, Vettel, Mick Schumacher e Pierre Gasly, Oscar Piastri, Verstappen, Perez e Lewis Hamilton completa la griglia. Però Siamo quasi allo spegnimento dei semafori, quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. Un caldo benvenuto a Valsecchi che mi affianca in cabina quest'oggi. Parliamo un po' di Epifani. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? hanno evitato gli errori e vanno veloci. Per adesso è stata una buona stagione. Resta da vedere se riusciranno a continuare così. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Ok Alex, non farlo.
tre soste, quindi dice qua tre soste qua oppure due. Qual è meglio? Ma vado per le tre soste. Iniziamo la gara, forza, forza, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Via, partiamo. Attento, sono già in piena polizia. Continuiamo così, forza, forza. Questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Ma siccome sono in prima posizione, il DRS non funziona. Thank you.
E il giro più veloce è ancora mio. Vai, vai, forza. Prendere il muro passato per una più alta. No, il taglio di curva. No. È ancora il giro più veloce. Prima posizione, davanti a tutti. C'è Alonso alle tue spalle. Il distacco da quella dietro è 6,3 secondi. Monta gomme medie e nuove. 6 giri all'apertura della tua finestra del pit stop. Ok, grazie Alex.
Come ti è permesso di lasciarti ancora in un giro di ore? Bastardo che non è altro. Mi piace Montreal, bello, bello, la circuito. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme morbide. Ok, grazie Alex. Appena segnato il miglior tempo sul giro. No, no. Ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Ok, grazie Ale. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Thank you.
e ai box alla fine di questo giro. Due secondi e sette, bravo. Ancora due soste previste dalla nostra strategia. Dal tuo compagno di squadra è 15,6 secondi. Oh, insomma.
tiro più veloce, ecco. No. Sono troppo lungo. Mannaggia la miseria. Non è nulla.
giro più veloce, yahoo! Piastra appunto, no, quanto posso. Bandiera verde. No, peccato diciamo. Bravo Piazza, io che volevo che ci vuole. Che è successo? Ok, grazie Alex. Ok, il distacco da quella dietro è 8,3 secondi. Dal tuo compagno dietro di te è 10,5 secondi. Bravo, Ale. Come se facciamo doppietta. Vediamo.
questo giro, in questo giro, forza. Ok. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. I meccanici sono pronti per fare la propria magia sulla monoposto. Punteranno a registrare il tempo in pit più veloce possibile. Due secondi e otto, bravo, bravissimo. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Ma anche no. Non il muro. Dal tuo compagno di squadra è 16,8 secondi. Forza Alex, adesso. Forza Oscar, dai.
Hamilton ha appena registrato il miglior tempo. Mannaggia lui. Guidando il gruppo, sei in prima posizione. Norris è dietro di te. Distacco dall'auto dietro, 2,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. La finestra del pit stop si aprirà fra 15 giri. Mancano 39 giri. È ancora lunga la gara. Hello moto. Ehi, sono Alex. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Oh no.
Mi sa che non c'è una safety car. Dal tuo compagno dietro di te è 17,6 secondi. E si deve dare una mossa, Oscar. Che è successo? Così indietro. Non in uno. Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,8 secondi. Porca miseria, mi si sta avvicinando. Non è l'uno.
Il distacco dal tuo compagno di squadra è 14,8 secondi. Forza, forza. Forza, forza, dai. Bravo Sainz, giro più veloce per lui. Posizione davanti a tutti, hai dietro Verstappen. Il distacco da quella dietro è 1,8 secondi. Monta gomme medie usate. La finestra del pit stop si aprirà fra 3 giri. Mancano 27 giri. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Ok, grazie Alex.
è sempre prezioso. Forza ragazzo, corri, 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 corri. Boxer, boxer, rientriamo in questo giro. Ok, mo vengo tra poco. Subito.
A posto, dopo aver fatto un pit stop fisiologico, posso ricominciare. Posso riprendere, o meglio. Tutti dietro a me. Hanno la stessa strategia allora di altri. 2 secondi e 7, bravi, bravi ragazzi, bravi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok, Alex. Che è successo? Ok, via libera. Okay. No, 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 ti prego, no. Mannaggia la miseria. Grazie, grazie. Lo sto davanti a Rossi. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 8,2 secondi. Forza, forza, forza. Superato. Bellissimo, manovra eccellente. Adesso sei in prima posizione. Ottimo, grazie Ale. Ti voglio bene. No. Tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari.
No, la penalità. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Ok, ma il distacco da quella dietro è 1,5 secondi. Ma porca miseria. Non ci voleva la penalità, mannaccia la miseria. Stacco dall'auto dietro, 2,1 secondi. Devo fare di merda. Distacco dal tuo compagno di squadra è 7,8 secondi. Bravo Piastro, forza, aiutami.
Forza, forza, corri, 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 corri. La moto. Occupato. Boh. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,1 secondi. Forza, aiutami, rotta. Thank you.
Potete chiudere la porta per piacere? Forza, 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 devo allungare. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Mannaggia, un altro taglio. Guidando il gruppo, sei in prima posizione. C'è Verstappen dietro di te. Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,4 secondi. Monta gomme medie usate. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ok, Alex. Mannaggia, è stato limite. Thank you.
una bella gara rovinata dai tre clienti. Mannaggia, non vi prego. Per altri 5 giri. Quanto basta. Occupato. Tre. Apri. Apri là. Sì, aspetta, c'è molto forza. Carburante a sufficienza per altri 3 giri. Quanto basta, signor Lagarde?
Forza, 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 corri, 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 corri. Ma so che non vincerò, purtroppo ho avuto la penalità. Almeno questo davanti alla tasca. Sei all'ultimo giro. Yahoo! Prendi la gomma e portala a casa. Ma quarto posto, vabbè. L'importante è che sono davanti alla tassa. Sergio Perez, pilota del gioco. Del Canada giunge al termine e sono riusciti ad agguantare una vittoria senza eguali. Dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Oggi abbiamo visto un altissimo livello di competizione. Sarebbe da chiedere agli addetti alle statistiche quanti sorpassi siano stati fatti nelle gare. È stato uno spettacolo entusiasmante. È uno sport di strategia, ma è sempre bello vedere dei duelli così combattuti sul tracciato. È quello che vogliono vedere tutti gli appassionati. Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati ripagati. Hanno ormai un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. Ma pure qua deve vincere Verstappen. Uffa. Ha fatto pure doppiette, bastasse. Più su. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Passando al pilota del giorno, su chi cade la tua scelta? È difficile scegliere oggi, ma direi Sergio Perez, perché ha guidato veramente in modo fantastico. Ora vediamo la classifica costruttori. Gli attuali leader della classifica continuano a estendere il loro vantaggio. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. C'ha ragione Carlo Manzini. Dove sta Russell? Oh, io sono arrivato, diciamo, prima traguardo, quarto, per colpa della penalità. E vabbè. Ma Russell, dove sta? Così indietro.
Vediamo le highlights. Ecco la partenza. Io parto in 11ª posizione. Via, partiti. Ottimo, sono già al terzo posto, dietro a Leclerc. Ma non capisco tutto quel fumo. Conquisto la prima posizione. Yahoo, un giro numero 17, che è successo? Preso il muro lì. Purtroppo. Giro numero 49, che è successo? Ah, supero un bel po' di gente. Trovo dietro Rassi in sesta posizione. E lo supero. Mi metto a caccia di Lando Norris. C'è il numero 62, che è successo qui? Non capisco perché tutto quel fumo nel retrotreno. Boh, non si vede niente. Giorno numero 70. Purtroppo arrivo prima al traguardo, però sono quarto per colpa della penalità per il taglio di curva. Va bene, posizione di classifica, sono in prima posizione a 195 punti o no? Boh, una cosa del genere. Piastri risale con i punti che ha fatto oggi, risale la classifica. Buona, buona forza Piastri, che abbiamo bisogno anche di più punti. Chiudi per piacere. Perché? Chiudi. Chiudi. Io sto cucinando. Ok, chiudi. Ah. Sono ancora in prima posizione nella classifica del costruttore. Ottimo. Che dice il direttore di gara? Io ho fatto tre sosse, quindi uguale con Verstappen, sì, mi è venuto dietro. Adesso l'ha avuto una strategia differente e ha pagato. Mannaccia, dalla penalità di... Mannaccia. Devo fare più attenzione la prossima volta. Avanziamo.
Forza, forza, più su, più su. La rivalità con George Russell, vediamo. Siamo a quartier generale della scuderia. I nostri introiti sono costanti. Dovremmo investire questi soldi così da non tenerli in stand by. Ok, ritorniamo al menu principale. Però aspetta se esco, niente. Vediamo a chi possiamo andare a fare il ride. Sta ancora lui.
Ok, grazie per aver seguito, alla prossima, ciao ciao!